Sette anni dopo Massimo Rastelli è tornato al Partenio Lombardi vestendo la tuta dell'Avellino. Sette anni dopo torna a riprendere un discorso interrotto in quella di Bologna, che con un sogno che si infranse sulla traversa del Dall'Ara di portare l'Avellino in Serie A. Raccoglie invece un Avellino in piena bagarre play-out di Lega Pro. Lo fa con un biennale sottoscritto nella serata di ieri con il presidente D'Agostino e con il direttore sportivo Enzo De Vito, che lo ha fortemente voluto alla guida di questo Avellino per rigenerare la squadra. Lo ha fatto questo pomeriggio davanti a pochissimi tifosi, perché la notizia dell'allenamento a porta aperta è stata diffusa soltanto nell'immediatezza, giusto un quarto d'ora per fare delle immagini e salutare Massimo Rastelli, che ha radunato il gruppo al centro del campo e ha iniziato, dopo aver parlato già nello spogliatoio per la verità per oltre un'ora con i suoi ragazzi, ha iniziato a prendere contatto con questa squadra. A parte si sono allenati i portieri, l'unico che abbiamo visto ancora in disparte, sempre in borghese, è Mamadou Kanouté, che a quanto pare non farà parte nemmeno della spedizione di Francavilla di sabato, mentre Di Gaudio si è regolarmente allenato con il gruppo. Domani nuovo allenamento e successivamente partenza per Francavilla, dove Massimo Rastelli esordirà, ma si è in attesa del placet perché deve scendere con il Pordenone, esordirà per la terza volta sulla panchina dell'Avellino.